Beh, ho sentito questo tuo, insomma, dibattito molto acceso tra te e l'altro candidato sindaco, Massimo Battista. Si parla che l'Ilva possa chiudere, non si sa in quali tempi, con quali procedure, però dicono che l'Ilva non si spegne con un interruttore. Beh, io credo che l'Ilva più volte ha chiuso le batterie, ha chiuso gli altiforni e non ci sono volute delle ditte specializzate. Ovviamente non ci vuole un giorno, ma nemmeno 2 anni e 1 anno per chiudere degli impianti. Un mesetto più o meno, qualche mese. Un mesetto proprio ad esagerare, anche perché si tratta di... Io ho lavorato nella cuocheria, ho lavorato nelle batterie, quindi vi posso dire che per fermare per esempio i forni della cuocheria bisogna scaricare tutti gli altiforni pieni di carbon coke, metterli in prediscaldo. Di conseguenza il gas de coke non potrebbe più alimentare gli altiforni e di conseguenza si dovrebbero fermare anche gli altiforni. Quindi è una procedura che sicuramente ha dei tempi, ma non parliamo di grossi tempi, signore, parliamo di un mesetto. È un po' come dire, io mi devo operare al cuore, inizia tutta una serie di esami, di step che arrivano all'operazione. Fai l'anestesia, vedi se sei in grado e tutto. Ma non è che stiamo parlando di opere che ci vogliono anni, qualche mese proprio al massimo, esagerando. Ma se non si inizia non si finisce mai. Anche perché queste persone parlavano di che l'Ilva va chiusa tutta e non solo l'aria a caldo. Io dico invece che la strategicità di quell'azienda è proprio l'aria a caldo, chiudendo il cuore, togliendo il cuore a quell'azienda, perché un processo produttivo così integrale a carbone non si può avere in nessuna parte di Europa. Quindi io credo che colpendo l'aria a caldo, chiudendo quegli impianti d'aria a caldo, in automatico questa azienda non sarà più strategica per lo Stato e dovrà chiudere necessariamente. Questa sarà la nostra mission, in qualunque veste noi saremo, o da sindaco o da consiglieri di opposizione. Sono d'accordo con te, infatti ho scelto Taranto senza Ilva perché conosco la tua serietà, la tua posizione negli anni, la mia è identica alla tua. Mi dispiace che tra lavoratori si creano queste divergenze, attaccando poi tra l'altro su fatti lavorativi, personali, non me ma altri, che tra l'altro nemmeno sappiamo i nomi di queste persone. Speriamo che si facciano, perché sinceramente parlare così a casaccio non è nemmeno bello.